Ti è mai capitato di notare che l'essere umano tende a fare così, a prendere tutto quello che gli serve, ad appropriarsi di ciò che pensa sia una sua necessità e dare un po' per scontato che un po' tutte le cose attorno a lui gli appartengano? È un qualcosa che abbiamo imparato proprio allontanandoci dalla terra, da quello che ci circonda, dalla natura. In tempi passati l'essere umano rispettava la natura e ciò che lo circondava ed era maggiormente grato quando gli veniva dato ciò di cui aveva necessità. Non lo dava per scontato, non era scontato che la terra desse un buon raccolto o gli alberi dessero frutti, non era scontato che magari le popolazioni di cacciagione potessero, che si nutrivano proprio grazie alla caccia, trovassero gli animali da cacciare. Noi abbiamo un po' perso tutto questo, siamo un pochino viziati, noi abbiamo tutto a disposizione e abbiamo un po' disimparato la gratitudine. Come sarebbe la nostra vita se tornassimo a ringraziare? Sembra una cosa molto new age, ma non è così. Chiedere posso, ringraziare, chiedere per favore. È un qualcosa che nutre il nostro essere, il nostro animo, ci fa sentire molto meglio nei confronti del mondo in cui viviamo. Non sto parlando solo delle altre persone, ma del pianeta stesso. Io sono molto felice qui nel giardino ho un albero di mandarini da una parte, dall'altra parte ho un albero di limoni. E quando gli alberi danno dei frutti, io sono molto piena di gratitudine, non perché io sia un esempio, ma perché è bellissimo, questo ti permette proprio di creare un rapporto col mondo che ti circonda. Non è tutto un supermercato, non è un posto dove tu vai, dai dei soldi e tutto ti è dovuto. La vita è qualcosa di diverso. Se tu impari a chiedere posso, a ringraziare, arriverai a non dare niente per scontato. E ricordati che la gratitudine ci rende più felici, perché la felicità non è un qualcosa che noi otteniamo quando otteniamo le cose di cui pensiamo di aver bisogno per essere felici. La felicità è uno stato interiore che parte molto dalla nostra capacità di vedere la bellezza, di essere delle belle persone e di vivere con gratitudine. Questa è la mia sfida. Prova per una settimana almeno a ringraziare per qualsiasi cosa, non solo per forza le persone, ma anche proprio a ringraziare per il tuo pasto, a ringraziare perché magari hai una famiglia o delle persone che ti amano, degli amici, ringraziare perché hai una casa, ringraziare per ogni cosa che prima magari davi per scontato. E questo ti permetterà proprio di vedere la bellezza nella tua vita e vedrai che ti sentirai molto più felice. E se questa cosa ti sembra un qualcosa di strano, qualcosa che ti dà resistenza, beh, ti suggerisco di entrare nel gruppo Divine Connection, dove troverai tante persone che hanno lavorato proprio profondamente su di loro. Hanno lasciato andare tutte quelle che erano delle limitazioni che avevano creato nella loro vita e che gli impedivano di essere grate e di essere felici. E sarà una bellissima esperienza per te. Quindi, buona sfida della gratitudine e al prossimo video. Ciao!